risolvere problemi, sì. Che è un po' il vostro lavoro, voi siete allenatori, voi risolvete problemi, quindi... Io porto dentro tutti gli allenatori che ho incontrato, non nel mio lavoro ma nella mia vita proprio di sportiva, le parole che hanno usato, le cose che mi hanno insegnato, il loro modo di comportarsi, i loro nomi, sono parte di quello che sono diventata io, sia come allenatrice, sia come, mi piace pensare, donna di sport. Noi dobbiamo andare a dire, a raccontare come fondazione che cosa facciamo attraverso lo sport, e questo accade solo se lavoriamo, e lavoriamo molto bene, con gli allenatori. La competenza emotiva, che è diciamo una parte sempre un po' trascurata dagli allenatori, la tendenza è quella di darlo per scontato, cioè si fa sport e nello sport c'è emozione. Il fatto di inserirla nei nostri strumenti di monitoraggio e di pensare a una formazione ad hoc è per stimolare innanzitutto una riflessione, per cui molti di loro, in quanto allenatori, hanno delle competenze emotive, qualcuno le ha coltivate e qualcuno no, e quindi è giusto che loro prendano coscienza di questo. E poi c'è il grosso scoglio delle competenze emotive dei bambini. Nei nostri progetti noi abbiamo bambini che non sono bambini punto, sono bambini che hanno delle grosse carenze da un punto di vista della competenza emotiva, che derivano dal contesto. L'allenatore laureus per antonomasia ha questa carta in più da giocare, sa cogliere la sfida e riesce a portare quel singolo bambino o quel gruppo di bambini fino in fondo. Il percorso di formazione rivolto agli allenatori laureus che abbiamo proposto ha visto coinvolti tre dei nostri operatori, che noi definiamo tutor dei nostri progetti: Enzo Moschetti, che è un educatore che lavora su Napoli e che quindi ha proposto il modulo sulle competenze educative, si è introdotto quindi tutti gli strumenti per poi andare ad affrontarli con Giovanni Ghidini, invece da un punto di vista quindi motorio, poi da un punto di vista emotivo quindi con Alessandra Stella, che ha svolto l'ultimo modulo, per andare a sviluppare poi tutto quello che è l'ambito più delle emozioni, dell'empatia. Il senso per me di strutturare una formazione sulla competenza emotiva è proprio cercare di farli mettere in gioco da questo punto di vista, insegnare loro ad accogliere quella che è la sfida che i bambini ti lanciano, che ti mettono continuamente in scacco con il loro modo di comportarsi, per vedere come tu reagisci. Riuscire a tirare fuori dei piccoli esseri umani che sono in crescita, che sono bloccati perché circostanze fanno sì che loro non riescano a uscirne dalla situazione in cui si trovano e non riescano a chiedere aiuto. E semplicemente trasmettendo la grande passione che dovrebbe essere dentro ogni allenatore per quello sport, riescono a far venire fuori altrettanta passione in un bambino. Ripetiamo l'esercizio. Un allenatore deve sempre formarsi. È importante perché mi serve anche per capire la psicologia dei miei ragazzi. Ho messo in pratica delle cose che si imparano qui, soprattutto l'aspetto relazionale, l'aspetto emotivo e gestione dei conflitti. Ho avuto modo di vedere come rapportarmi a livello di comunicazione con i ragazzi all'inizio dell'allenamento, come farli interagire tra di loro, che strumenti utilizzare per creare subito una dinamica di gruppo. La mia esperienza, mi è capitato di avere dei bambini che sono entrati nel progetto che non avevano neanche il coraggio di alzare gli occhi mentre si esprimevano, però poi durante il progetto, aiutandoli, sono arrivati alla fine che erano più sicuri, decisi. Sempre con l'aiuto dei tutor laureus sono riuscito a vedere quello che non vedevo e analizzare questo tipo di comportamenti, quindi emotivi, da un punto di vista sempre differente, diverso. Devo dire che vedo i frutti di quello che è il loro percorso, vedo una bella presenza sul campo, vedo una bella voglia di confrontarsi con me, che è la cosa più importante. Io sono fermamente convinta che lo sport possa cambiare la vita. Credo che molto di quello che ho imparato e che mi caratterizza ad oggi come persona, come donna, venga proprio da tutte le mie
le mie fatiche sportive. Lo sport può cambiare la vita, senz'altro. Io non voglio formare dei soldatini, ma mi serve anche formare dei cittadini. Ritrovo quello che ho vissuto e appreso dentro lo sport ogni giorno, nella capacità di rimettermi in gioco, nel immaginare nuove sfide. Lo sport comunque ti mette in gioco, fa venire fuori tutte le tue emozioni, tutte le tue paure, ma anche le tue capacità, i tuoi talenti. Ti fa stare con i piedi per terra, soprattutto nell'età che noi vediamo più spesso, no? L'adolescenza, i bambini piccoli. Soprattutto dal punto di vista sociale, di trovare un gruppo che dà possibilità di interagire culturalmente con altre mentalità. E lo sport può cambiare la vita, personalmente me l'ha cambiata, perché io ero uno di quei bambini timidi. Oggi sono ancora timidi, però vinco la timidezza e comunque mi approccio con gli altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.